Salve. Facciamo un accordo. Buongiorno a tutti. Se non è buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, scegliete voi in base all'orario in cui guarderete il video. Oggi ci troviamo qui per parlare di altre scopertine low cost. Questa palette di cui vi andrò a parlare potreste già conoscerla perché qualche tempo fa fece abbastanza scalpore, poiché fu una delle prime palette su Amazon a creare molto hype e molto interesse, poiché si riscontrò un'effettiva alta qualità degli ombretti presenti. Partiamo dalla paletta. Vabbè, pucciamo le maniche negli ombretti, tanto siamo felici. iMagic Professional Cosmetics, la memoria è sempre quella che è, quindi devo girare ogni tanto per vedere cosa vi sto dicendo. È composta da 16 colori. Trovo che come allo specchio all'interno, come gamma cromatica, la trovo molto bella e devo dire che soprattutto per autunno, inverno e periodo San Valentino trovo che sia decisamente valida perché ha degli ombretti metallici che sono a specchio e la consistenza è più sul cremoso che sul polveroso come ci si potrebbe aspettare da un ombretto. Non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Dicevo, gli ombretti metallici sono con una consistenza cremosa, infatti si vede il passaggio del pennello perché sono rimaste tutte le striature. Questo qua, idem, e quello sopra anche, sono tutti metallici. Anche questo marrone è metallico, che però questo è più un satinato, più che metallico metallico, perché è una via di mezzo, bello, ma è una via di mezzo. Questo è un altro metallico, però un po' meno spinto rispetto agli altri. I trucchi di oggi sono stati creati con questa palette e vi lascerò al di sotto il video dove si può vedere come li ho composti. Voglio cambiare perché magari vi annoia un po' meno sentirmi e vedermi parlarvi della palette, mentre al di sotto passa, chiamiamolo il tutorial, molto come sempre stringato e velocizzato per non renderlo troppo prolisso. Partiamo da quest'occhio. Sono partita dal nero e intanto vi faccio anche gli swatches, così almeno potete da farvi proprio l'idea di perché è diventata famosa questa palette. Il nero è uno di quei neri che rimanete un po' a bocca aperta perché è nero, è opaco, è scriventissimo, è uno dei pochi neri di palette economiche che potete usarlo tranquillamente da eyeliner e parrebbe essere un vero e proprio eyeliner. Poi sono andata nell'applicare al di sopra, sfumando questo rosso, che però in realtà si trasforma in un rosso magenta, quindi ha una forte componente fucsia. Infatti, come si può vedere, sfumandolo dà l'idea di essere quasi più un fucsia. Anche qui ve lo swatcho. Sono morbidi, sì, cioè sono setosi, ma non sono cremosi come ci stanno abituando ultimamente a produrre determinati tipi di ombretti opachi. Dopodiché ho fatto una cut crease con un primer per gli occhi bianco. Fa parte di altri prodotti che vi farò vedere nei video successivi, perché sono tutte scopertine low cost, che trovo che meritino di avere il loro momento da protagonisti. Quindi non voglio farvi una cozzaglia di prodotti tutti in un video, perché rischierei di non dare la giusta importanza al prodotto in questione. Ho fatto la cut crease con questo primer bianco.
Successivamente ho applicato i colori metallici partendo dall'esterno con il rosso, che è questo qui, questo rosso qui, che è morbidissimo. Dopodiché sono passata al... Scusate, devo girare la palette perché sennò non ce la posso fare. Sono passata a questo rame, che più che un rame è proprio un aranciato. A questo aranciato, cremosissimi. E inizio a svuociarvi questi, così almeno non ci perdiamo. Ci perderemo dopo in un brodo di giugio. Questo è il nero, I matte non fanno fallout e non fanno kickback, quindi non spolverano in cialda e non avete il perioculare tipo Arlecchino. Sapete sempre che io il pennello non lo sbatacchio tipo bacchetta magica, quindi non è dovuto al oggi hai tolto l'eccesso di prodotto dal pennello, un'altra volta no, non lo faccio mai. Non spolverano. Si sfumano estremamente bene, come si può vedere dal video tutorial. I metallici sono prelevabili sia col pennello sia con le dita. Non serve nemmeno il primer. Io al di sotto non ho messo il primer da nessuno dei due lati. Non so come facciano a farla pagare poco, ma ne vale veramente la pena. Gli ombretti matte oltretutto si integrano bene l'un con l'altro. Non creano problematiche particolari, sono molto scriventi, quindi prelevate poco prodotto alla volta perché altrimenti rischiate di trovarvi con una quantità di prodotto sulla palpebra che non sapete dove andare a mettere. Non nel senso che facciano macchia, quello assolutamente no. Anch'io genio, sono partita dal nero a fare gli swatches, da aspirarmi pulita il dito, vi dico io. No, ce l'ho fatta. Poi sono passata a questo bronzo rame metallico nella parte più interna della palpebra mobile e sarebbe questo. Ed infine, come punto luce all'angolo interno dell'occhio, questo. Che però, vedendo che rimaneva comunque sul sabbia dorato, poi l'ho intensificato con un po' di illuminante. Perché preferisco vedere il punto luce all'angolo interno dell'occhio molto più chiaro, ma questa è una cosa mia. Come prima, belli metallici, cremosi, non sfarinano, non fanno fallout, non necessitano nemmeno questi due di primer per glitter. Dopo gli ombretti metallici ho passato una riga di matita nera. Nel mio caso ne ho preso una di Kiko, che era la serie del Holiday Gems, quelle bicolori. Da una parte la mia è nera, dall'altra parte è platino. Bella, scrivente, non cola, nera ma nera, costo adeguato, ve la consiglio. L'ho picchiettata con il nero opaco che ho utilizzato come primo colore. Con questo nero opaco qua. La codina non è fatta con la matita nera, ma l'ho fatta con l'ombretto in polvere per farvi capire quanto è presente il pigmento. Step in più, ma che piaceva a me l'idea, è puntinare la cut crease con degli ombretti liquidi che vi farò vedere alla fine. Per far sì di potervi far vedere tutti i colori, sarebbe inutile adesso swatcharvene solo uno. Per farvi vedere che l'ho usato su questo occhio, no? Vi faccio gli swatches di tutti i colori. Altro trucco. Sono partita col marrone più scuro. Poi ho sfumato con questo, che è sempre sui toni del marrone, ma ha delle interferenze che sembrano sul malva. A me è piaciuto molto come punto di colore, perché si richiamavano, però uno è molto più intenso dell'altro. Gli altri due colori che ho utilizzato sulla palpebra mobile sono stati
questo marrone, che è quello che vi dicevo che essere più satinato che metallico, infatti anche un po' meno cremoso rispetto agli altri. E poi questo, che è morbidissimo, infatti devo stare attenta anche a toccarlo. Questo qui l'ho utilizzato nella parte più esterna della palpebra mobile per congiungere la sfumatura con l'ombretto marrone opaco. Nella parte più centrale e verso l'angolo interno dell'occhio ho utilizzato lui. E questo è il dorato che vi dico, che non è solo dorato, perché a vederlo dal vivo è una di quelle tonalità dorate che ricorda anche un filino il verdino. Non ho usato propriamente tutti i colori perché me ne mancano all'appello 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non ne ho usati 6 su 16, ma li avevo usati in precedenza, quindi ve ne posso parlare tranquillamente. Gli altri matte, per me questo matte chiaro è leggermente scuro, quindi io lo uso per integrare le transizioni, per sfumarne i bordi, perché comunque colora leggermente sulla mia palpebra. Però il malva qua centrale, io come punto di colore lo adoro, avrei messo forse un colore in più che lo richiamasse, ma magari in maniera un po' più scura. Ma quello è a gusto mio. La palette ne vale la pena? Certo, io l'avevo trovata su Amazon, vi lascerò il link in descrizione, ai tempi io la pagai 11 euro. Vi lascio chiaramente tutto aggiornato in descrizione. Io ho buttato via, come al solito, il packaging secondario, quindi non vi so dire la grammatura perché non c'è scritto sul mio packaging, ma siamo contenti lo stesso. Le cialde sono grandi, l'ho usata un po', non si sono ancora sbucacchiate, quindi va bene così. Gli ombrettini liquidi che vi dicevo, che io ho usato per fare una sorta di puntinismo sopra la cat crease, sono questi della marca You Can Be. Io li trovai su AliExpress. Passando un po' di tempo, perché è passato circa un annetto, li hanno ripeccati, quindi vi lascerò il link, ma non avranno più questo packaging qua con tappo argento e trasparente. Se non mi sbaglio adesso hanno il tappo nero e sempre il resto del contenitore trasparente. I nomi sono cambiati, i numeri idem, ma i colori no. Vi faccio vedere quanto sono belli. Ah, costano, perché sono andata a vedere per voi, per lasciarvi il link, costano il lotto da 5 pezzi, 8,40 euro. 5 pezzi. Dirvi che assomigliano a quelli di Stila è dirvi poco. Vi faccio la sorpresa. Prima li svuocio e poi vi faccio vedere la mano. Che vogliamo di? Non tutti hanno una base colore molto prepotente, tipo l'azzurrino con riflessi lilla, questo centrale, non ha una base colore molto piena, però fa un effetto che, oh mamma mia, non so se riesco a farvi vedere quanto sono riflettenti e duocromatici, ma sono una cosa spettacolare, splendida. Oltretutto si fissano, non c'è il rischio che spezzettino. L'unica cosa che vi dico come consiglio personale, perlomeno se non avete più la palpebra giovanissima, è usatene uno strato sottile, perché se stratificate troppo tende a evidenziare leggermente la texture della palpebra. Idem con gli ombretti metallici della palette. Utilizzateli tranquillamente, umidi, asciutti, come preferite. Io li ho usati tutti asciutti, senza glitter primer, e sono molto evidenti, però potreste volerli utilizzare anche bagnati. L'unica cosa, usate uno strato sottile, perché se iniziate a non avere più 15-20 anni potrebbe texturizzarvi la palpebra. Questi hanno lo stesso piccolo problema, ma perché? Perché asciugando il prodotto tende a tirare, perché se non asciuga si appiccica dappertutto, quindi è normale che debba asciugare. Non si infilano nelle pieghette, idem gli ombretti metallici della palette, non si infilano nelle pieghette palpebrali, quindi state sereni.
Io li avevo pagati poco, perché li avevo pagati poco e tuttora costano poco. Ma tutte le volte che li guardo, devo dire che mi truccherei solo con questi. Poi cerco di metterli un attimo da parte, perché sennò userei sempre solo questi prodotti. Ma visto che ho altre palette e altri prodotti, magari diamogli un turnover, giusto per far sì che non si veda la fine di un prodotto solo, ma magari si riesca a finire più di un prodotto. Piccola informazione, stavo cercando di struccarli. Guardate, sì, vengono via se insisto, ma devo insistere, nel senso, non sono quelli che appena magari vi suda la palpebra cola giù tutto, non sono di quella serie, e hanno dentro delle particelle talmente fini, sottili, che una volta che io ho ripulito la mano è bellissimo, perché sembra di aver su un highlighter liquido. Polvere di stelle, torniamo sempre agli albori dei miei video con la polvere di stelle. Se vi ricordate, ho fatto il video, mia opinione, a mia prova, su quale potesse essere il miglior mascara low cost tra quelli che avevo provato ad acquistare. Tra quelli acquistai anche il Super Curl della Essence e vi dissi che però non mi faceva impazzire. Non so se è perché è asciugato leggermente il prodotto, questo è lo scovolino, non so se è perché io ho avuto più pazienza, non so se è merito di un altro prodotto che sto testando e di cui vi vorrò parlare, ma voglio prima finirlo, perché prima di parlarvi di un prodotto che in teoria non è solo di make up, anzi non è pensato proprio al fine del make up per le ciglia, ma è più pensato per una sorta di cura delle ciglia, voglio prima provare a finirlo, anche perché si tratta di un prodotto low cost anch'esso. Comunque non so se le variabili siano state quelle che vi ho appena citato, ma è il mascara che ho su in questo momento. Vi devo dire che non so se si può notare, ma le ha pettinate tutte, le ha rese molto nere, la curvatura potrebbe essere migliore, ma quella è colpa della mia ciglia. La mia ciglia non ha assolutamente curvatura e anche se trovo un mascara che promette di farmele diventare ricciolute, mi spiace, no. Dovrei prima usare il piegaciglia, ma anche lì prossimamente su questi schermi avremo delle chicche. Non voglio dirvi altro perché non voglio spoilerare nulla. Ottimo mascara, sono contenta di non averlo dato via, regalato, omaggiato, come preferite dire. Gli darò altre possibilità di stupirmi, certo che sì, e farò medesima cosa con gli altri che avevo, tra virgolette, scartato, perché secondo me non erano i migliori low cost, tra i low cost che avevo acquistato. Però cercherò di riutilizzarli, perché se il problema erano solo le mie ciglia, o magari la formula che era troppo liquida perché è appena aperti, quindi nuovi di trinca, proveremo a capire se dargli un po' d'amore successivamente. Quindi anche per oggi ho finito, ci vediamo prossimamente su questi schermi, spero che il video vi sia piaciuto e condividete, iscrivetevi per piacere, grazie. Più che altro, a voi non cambierà la vita con l'iscrizione o la condivisione. A me fa solo piacere, ma perché dà un senso al tempo che investo nel trovarvi le cose, provarle e poi parlarvene e girar video e quant'altro. Quindi è solo esclusivamente per quello. Sono un canale piccolissimo, quindi so bene le mie possibilità quali sono. È solo per avere un po' più di amici con cui parlare di questo mio interesse. Quindi vi ringrazio nuovamente e alla prossima. Ciao!